Ciao a tutti amici, adesso stavo andando a prendere l'assegno in banca ed eccolo qui, assegnone da 45.000 dollari. Potevo comprarmi una corvetta o la casa? Allora ho comprato la casa. Guarda che grossa! Vedi, sono grossi, eh. Poi invece il mio capo che ha comprato una casa, gli ha dato un assegno di 100.000 dollari, gli ha dato un assegno gigantissimo, largo un metro. Ecco, quelle sono le chiavi, sono già tornato. Sì, sono stato lì, l'avvocato, tutti. Praticamente quelli che hanno venduto la casa hanno dovuto pagare 16.000 dollari. Io che l'ho comprata ho dovuto pagare 45.000. Quindi, quelli che la vendono sono tutte le spese da pagare l'avvocato, gli agenti immobiliari. Io non pago niente lì. Pago solo il deposito. Eccoci qua, casa nuova. Tananana. Questo è il garage, il mio garage. Chiave. Tuc, oh, qui tutto vuoto. Sì, ma so io delle modificazioni da fare. Quello che c'è sul coso è il telecomando per aprire il garage dalla macchina. E mi posso scendere del garage come si faceva una volta. No? La TV. Videoregistratore, DVD, giardino, camera da letto, bagno, giardino fuori, l'altro bagno, cameretta, salotto col camino. Il camino adesso l'accendo, domani si accende il camino, che devo fare i marshmallows sul camino. Eccoci qua. Adesso vado a prendere delle cose, preso delle cose. Oh, sono stanco. Sì, ma non ho la connessione internet, non posso. Sì, Doraemon è un palloso, è voluto venire anche lui, ho dovuto portare Doraemon. E non voleva stare a casa nella vecchia casa da solo, perché ha detto che lo rapiscono. Infatti vedi, era felice. Poi questo è il fuori, questa è la mia macchina. Ho portato per adesso la scrivania, poi un cassone di cavi, il computer e il proiettore. Però non ho ancora finito lì. Ecco, ho messo la macchina in garage. Facile. Lì c'è un lavandino. Adesso vi faccio vedere il coso automatico e la porta del garage automatico, e c'è il pulsante o il telecomando. Ecco, vi faccio suono, fa. Eccomi, vabbè, queste sono le cose che mi ha regalato l'agente immobiliare. Delle patatine, un salame, una bottiglia di vino, così, tipo omaggio. Non so, però non c'avevo niente da metterci nel panino. Allora, questo è il frigo che c'ha il dispensatore di ghiaccio a sinistra e il dispensatore di acqua a destra. Molto comodo. Non ho capito per fare il ghiaccio se devo metterci l'acqua da qualche parte o no. Devo guardare il manuale. No, stavo sentendo perché scrive. Ecco, adesso uno ha preso uno champagne il più costoso delle supermarket, 12 dollari, e si stappa, eh. Anche Doraemon è voluto venire a festeggiare. Eccole lì, lì. È stata sua l'idea. Tutto appiccicoso di fuori il giardino adesso. Doraemon tutto appiccicoso. Sì, poi non ho neanche bevuto, giusto per fare così. 12 dollari buttati. Eh sì, perché bisogna festeggiare, festone adesso. Adesso, perché adesso non state sentendo, ma è di là, è pieno di gente, c'è una festa. Champagne sulla cam, non c'è problema, intanto è subacquea.
Magico! È uno champagne, champagne martini asti. Ecco, questa è la sala giochi, che c'è un scatolo di cavi lì, poi c'è la scrivania tutta smontata accuratamente da me. Vabbè, lì ho fatto col trapano, svitatore automatico, lo si fa presto. E poi ecco qui come è venuto, ovviamente una ripresa di merda che non si vede bene. Comunque pensavo così angolo che punto poi sulla parete lì dove si mette il Wii. Bisogna togliere quel lampadario, togliere subito domani. E mi ostacola. E poi adesso ho fatto la prova a vedere come mi viene la mia pista da bowling. O giocare a tennis con Wii. E devo dire che vabbè. L'unico problema è il proiettore. Penso di comprare uno di quegli adattatori e metterlo sul soffitto. Perché non so dove metterlo. Ecco, vediamo il bowling. Eh sì, va bene, bene. Un bowling, ecco, tennis va bene. E quindi tutto a posto. E allora, ciao! Ciao amici, allora sono arrivato, adesso sono stanco. Ho montato quella scrivania lì, ci ho messo mezz'ora. Beh, ma quello è stato facile, col trapano, zu. Più è stato a portarla, a smontarla, tutto a posto. Adesso però non mi ha ancora attaccato internet. Prima dicevo, ma com'è possibile che internet... infatti, avevo preso la connessione del vicino. Allora, che non aveva messo la password. Io voglio la mia, non mi va ancora. Adesso la TV, cioè, ci sono i canali, tutti i canali, perché non ho ancora stoppato il servizio di quello che ci stava qua. Poi, ieri, dopo tutto il computer, solite cose, domani faccio un altro giro. Stasera non sapevo cosa mangiare, allora ho mangiato delle cose che ho trovato nel frigo. Ma c'era un'insalata, non era toccata, una specie di insalata al McDonald's, ho mangiato qui. Non ho preso niente da portare. Poi ho trovato un'altra cosa, c'era lì, da forno a microondare, uno schifo, vero? E allora per il momento è tutto. Qui dalla mia nuova casetta. Allora ciao ciao.